E bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Vi raccomando, continuate a supportarci, attivate la campanella così non vi perdete niente. E in questo contenuto voglio parlare di due ex juventini che stanno passando un momento completamente diverso, però per le loro stesse scelte, perché ricordiamo che ognuno è responsabile delle proprie scelte. Voi nel frattempo iscrivetevi, attivate la campanella e così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare e aiutateci a crescere con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto riusciamo a portare qualche ospite, possiamo fare qualche live, però abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della nostra community. E andiamo a parlare dell'argomento odierno, di due ex juventini, Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot. Cristiano Ronaldo, dobbiamo fare i complimenti. 900 gol in carriera fra Sporting Lisbona, Real Madrid, no, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Manchester United e la squadra araba Al-Sair e soprattutto con la nazionale portoghese. Signori, stiamo parlando di una leggenda umana e come dice lui, i suoi 900 gol sono tutti filmati, perché in altre circostanze sappiamo c'è la storia di 1100, 1200, 1300 gol, però mancano i contrasti visivi. Invece di Cristiano Ronaldo, i 900 gol, dal gol numero 1 al gol numero 900, sono tutti filmati e sono passati 22 anni dal primo al 900esimo gol. Ora non so se potrà fare più gol, sappiamo bene che a 41 anni ha deciso di andare a giocare in un campionato o non di livello come quello europeo, ma di andare in Arabia Saudita. Però, signori miei, questo giocatore è alla ricerca sempre di record. E come dice lui, non è lui che va a caccia di record, ma sono i record che vanno a caccia di Cristiano Ronaldo. Parola, sappiamo come sente al centro dell'attenzione, però è la verità. È la verità. Però anche è vero che secondo me arriverà il giorno in cui Cristiano Ronaldo dirà addio al calcio. Non so quando verrà, non so se sarà presto o tardi, però quel giorno arriverà e vorrò proprio capire come Cristiano Ronaldo dirà addio a questo calcio. Una cosa già epocale abbiamo vista durante la presentazione dei candidati a vincere il pallone d'oro: dal 2003 a oggi c'è stato sempre o Messi o Cristiano Ronaldo. Per la prima volta, dal 2003, per la prima volta non c'è né Messi e né Cristiano Ronaldo, vuol dire che la storia sta cambiando. Però a oggi dobbiamo semplicemente fargli complimenti, 900 gol tutti filmati dal primo di 22 anni fa al 900esimo gol di ieri contro la Croazia col Portogallo. Dall'altra parte, l'altro personaggio di cui dobbiamo parlare è Adrien Rabiot. Io non ho capito le scelte di Adrien Rabiot. Come dice il CT della Francia, Deschamps, oggi la situazione di Rabiot è imbarazzante. Noi l'abbiamo lasciato ai primi di luglio nella semifinale contro la Spagna, che era titolare, a oggi che deve giocare stasera contro la Francia, contro l'Italia, dove Rabiot non è stato convocato, non perché è infortunato, non perché ha problemi, semplicemente perché Adrien Rabiot a oggi, 6 a settembre, non ha una squadra. Non ha una squadra, non perché Adrien Rabiot è scarso, non perché è scarso, perché se Adrien Rabiot decide di diminuire le pretese sue e di commissione, Adrien Rabiot firmerebbe con qualunque squadra che gioca in Europa. Ma il problema è che oggi Rabiot
ha rifiutato tutto. Ha rifiutato la proposta della Juve, 7 milioni più 2 anni di ingaggio, l'opzione del terzo, totale 3 anni, ha detto di no. Ha rifiutato la proposta del Milan, ha rifiutato tutto quello che c'era da poter accettare. Ha rifiutato a oggi anche l'Arabia Saudita, che lo riempiva di soldi. Anche il Galatasaray lo voleva e a oggi ha detto di no. Semplicemente a oggi non sappiamo cosa vuole fare il Rabiot, se vuole ancora giocare oppure no, se ha deciso di smettere di giocare oppure ancora quella fame da scendere in campo. Io ero convinto, quando non rispondeva alla Juve, che aveva già la squadra, che aveva già trovato l'accordo con qualcuno. Ma oggi non è così. A oggi abbiamo capito che lui ha detto no alla Juve senza avere una squadra che lo cercasse. Forse c'erano contatti con Real Madrid, con altre società anche della Premier, però contatti, non contratti firmati. Tu hai rifiutato 7 milioni e mezzo con un contratto per 2 anni con l'opzione al terzo senza avere una squadra. È un'assurdità. È un'assurdità. Quando io dico che i giocatori devono essere gestiti da procuratori, non da familiari, perché i familiari sono sempre un danno, non perché non sanno fare il loro lavoro, ma lo fanno come per amore di un figlio, per amore di un nipote, per amore di un fratello. Invece un procuratore, essendo che tu è un tuo dipendente, perché il procuratore è un dipendente del giocatore, fa sempre l'interesse del giocatore e dice in faccia anche quando sbaglia, perché Adrian Rabiot gli dovevano dire in faccia: Adrian, vedi questa cifra da 10 milioni che vuoi tu, non te la dà nessuno, che anche la le commissioni da 10 milioni che pretende tua madre non te la dà, non ve la dà nessuno, dovete abbassare le pretese, perché oggi Adrian Rabiot ha buttato nel cesso la stagione 2024-2025, perché non è detto che Rabiot, signori miei, oggi lo prende la squadra, perché Rabiot fino a gennaio può firmare quando vuole con chi vuole, perché è uno svincolato prima della sessione di mercato, anzi non è neanche uno svincolato, è uno che gli è finito il contratto, non è svincolato, no. Gli ha finito il contratto e non ha firmato, e lui fino a gennaio può firmare con chi vuole, quando vuole, e può anche cominciare oggi a giocare. Ma il problema è un altro: tu non hai fatto una preparazione, tu l'ultima partita l'hai fatta che era il 6 luglio, dal 6 luglio sì, ti sei potuto allenare, ti sei potuto fare tutto quello che vuoi, ma l'immagine più emblematica qual è stata? Nella settimana in cui riprendono i campionati, Premier, Spagna, Italia, lui ha postato una foto in Costa Smeralda che era sul suo yacht, che si stava divertendo. Signori, io dico, ognuno è responsabile delle proprie scelte. A oggi, come dice Deschamps, sono delle scelte incomprensibili, sono delle scelte folli, fatto da Rabiot e dal suo entourage. Poi, possibile che anche Rabiot possa dire, io ho guadagnato quanto ho guadagnato, non mi interessa guadagnare più, ho deciso di ritirarmi. Tutto può essere, però deve essere coerente, perché a oggi tu hai buttato nel cesso una stagione 2024-2025, ma soprattutto hai perso il posto in nazionale. Due circostanze completamente diverse, due ex giocatori della Juve, uno che ha 41 anni, trova ancora stimoli, va ancora a giocare, scende in campo, è ossessionato dal campo, e se non gioca è quasi un'esplosione. Dall'altro, che ha quasi 29 anni, non sa cosa vuole fare da grande. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima.